Express è una figata pazzesca. Siamo partiti entrambi subito, diretti, convinti di quello che avremmo fatto. Veramente bellissimo, però sai, il fratello lo conosco quando sono piccino, abbiamo aperto locale negli Stati Uniti, siamo cresciuti assieme, quindi punti di forza li conoscevo già e anche di debolezza. Ma Riprovali no, forse sta un po' più calmo lì, direi al fratello, nel senso che non rompere corri. E che cosa direbbe a te invece? Uguale, non rompere. Ah vabbè, allora è proprio DNA. Sì, è DNA. Mai stato in vita mia, ma più che altro mai stato in una situazione del genere, cioè quando uno parte, va in vacanza, va via tranquillo, ritrovarsi a casa di persone sconosciute e chiedere a loro di farti dormire in casa propria, insomma, penso che sia la cosa più difficile da fare. E poi l'ospitalità che danno è una cosa emozionante, no? È qualcosa che ti ruba il cuore e ti mozza il fiato. Vedrete, vedrete, tante cose belle di cucina sicuramente, anche tante cose brutte, per carità del Signore. Quindi sugli assaggi tu sei andato tranquillo, non ti sei mai tirato indietro? Vedrete. Non spoiler, infatti. No, penso che, anzi, sono partito con troppe cose, se proprio devo dirlo. Potevo farne a meno e potevo partire con molto, molto meno. Infatti, poi alla fine la valigia è sempre stata leggera. A parte all'inizio, uno capisce, no? Questa è una domanda molto difficile, come faccio a rispondere? Vedo io e mio fratello che corriamo. Riassunto. E studiamo. La stessa che ci siamo portati dietro nel viaggio. Quella di Queen, Another One Bites the Dust.